che dimostrare. Sono emozionato, sono emozionato. Anche se non è la prima volta che condivido la parola di Dio, ma è sempre un'emozione parlare di Gesù. Quando si tratta di cose di Dio, bisogna essere seri e bisogna stare davanti a Dio con un cuore predisposto. Amen. Se non siamo venuti con un cuore predisposto ad ascoltare la sua parola, abbiamo sbagliato luogo. Abbiamo sbagliato luogo, abbiamo sbagliato momento. Ma se siamo qui è perché vogliamo ascoltare la voce di Dio, amen. Amen. Io innanzitutto ringrazio per il pastore per la fiducia, perché non è facile. Grazie per la fiducia che mi dai, che mi date tutti voi nell'ascoltarmi. Voglio fare una premessa. Non sarò a lungo, non prometto niente. Non sarò a lungo, cercherò di non essere lungo, ma perdonate ogni verbo sbagliato. Sono del sud anch'io, non sono uno molto colto nell'istruzione scolastica, quindi perdonate ogni verbo che non c'entrerà assolutamente niente. Quando mi è stato chiesto di venire qua, se potevo portare a condividere una parola, avevo già in cuore qualcosa. L'ho condivisa nella chiesa di Roma, dove c'è la mia futura moglie che è lì. L'ho condivisa lì perché è un periodo in cui la sto sentendo veramente forte. E quindi mi sono detto, perché non continuare a parlare di quello che Dio mette nel proprio cuore? Non porterò lo stesso identico messaggio, perché ho cercato la faccia di Dio fino alle 4:30 per prepararmi. Poi ovviamente mi sono dovuto preparare perché si era fatta l'ora. Quindi mi sono detto cosa posso dare. E mi veniva in mente una cosa che il Signore mi ha riportato alla mente. Non dirò quello che vi farà comodo. Mi dispiace per voi chi si aspetta una parola che se ne sta bello comodo, non sarà la parola, cioè non sarà questa la parola. Perché non sarà una parola comoda? Perché Gesù, quando è venuto nella mia vita, non è venuto a farmi sentire comodo, è venuto a scomodarmi. Gesù è venuto nella mia vita a prendermi dall'inferno, perché io, con molti di loro non lo sanno, ma io mi drogavo, fumavo. Ho frequentato persone che mi portavano e trascinavano in un luogo dove non dovevo starci. Non credevo, ero ateo, mi definivo proprio un ateo incallito. Volete sapere una cosa? Io ero uno di quelli che prendeva il ketchup, stava seduto sulla tavola e dicevo: per me Dio è questo. E Dio è venuto nella mia vita a scomodarmi, è venuto nella mia vita a scuotere il mio cuore, è venuto a scuotermi affinché mi strappasse da quelle tenebre. E io oggi, questa sera, non voglio dire qualcosa di comodo, perché se oggi su questa sedia il nostro Signore non scuote il nostro cuore, Alleluia. allora vuol dire che non siamo in linea con lo Spirito Santo. Vuol dire che siamo diventati stagnanti, ci stiamo stagnando. E quindi questa sera voglio parlarvi di qualcosa che mi sta accompagnando in questo periodo, dato il titolo. Lo voglio svelare, qual è la tua questione? Ci sono tante questioni che dobbiamo risolvere nella nostra vita, perché ci portiamo da tanto tempo, ci portiamo delle questioni ancora dietro, come scusate il termine, come una palla al piede. Ce li portiamo dietro e ce li portiamo dentro ancora. E quindi è un po' questo, e mi veniva in mente un versetto che leggevo prima nella scrittura, si trova in Galati, al capitolo 5. Al versetto 16 dice: or io dico, questo è Paolo che parla, scrive ai Galati, or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'uno all'altro
cosicché voi non fate quel che vorreste. Sono parole forti, non sono parole semplici. Io quando le ho lette e ci ho meditato sopra, ho cercato la faccia di Dio in questi versetti, non è facile. Perché molte volte se noi ci mettiamo in discussione con la nostra vita quotidiana e con quello che Dio dice, non ci troviamo in linea. Spesse volte questo è qualcosa che deve farci riflettere. Perché se la parola di Dio, non, come dicevo prima, non scuote la nostra coscienza, allora siamo morti. E questo versetto deve scuoterci. Stiamo camminando secondo lo spirito, stiamo camminando secondo i desideri della carne. Perché sono due cose differenti. E a volte l'errore nostro, sapete qual è? È quello che di camminare secondo i desideri della carne, pensiamo che sono i desideri dello spirito. E questo è un grande errore che a volte facciamo senza accorgerci. E adesso andremo a vedere, ma qui Paolo cos'è che dice? Camminate secondo lo spirito. Camminate. Oggi i cristiani di oggi non vogliono camminare. Oggi i cristiani di oggi vogliono correre, 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 correre. Non si corre nel regno di Dio. Non si corre nel regno di Dio. Avete mai provato a fare una corsa? Io tanto tempo fa, 3 anni fa, correvo, facevo anche 10 chilometri. Facevo anche 10 chilometri in un'ora. Ero diventato così, non sono più. Facevo anche, lo sapete cosa mi porta in mente? Che io quando correvo, io non vedevo nient'altro. Io mi perdevo il paesaggio, mi perdevo l'erba, guardavo solo la strada, a volte per dire, e a volte nella mia mente dicevo, ma quando arrivo alla meta? E guardavo a terra perché non volevo guardare la strada, perché sembrava troppo lontana. Nel regno di Dio non si corre, non si corre. Non troverete mai nella scrittura Gesù che corre, non lo troverete mai. Gesù davanti ai farisei e ai scribi non ha mai corso, nelle avversità non ha mai corso, sull'acqua egli camminava, non correva. E oggi i servi di Dio corrono, vogliono correre, c'è la corsa al successo, c'è la corsa al pulpito, c'è la corsa ad arrivare da qualsiasi parte. Paolo esorta a camminare nello spirito. A camminare secondo lo spirito. E quando cammini, siete mai fatti una bella passeggiata? Io quante volte quando con la mia futura moglie ho camminato, ci siamo fatto delle passeggiate belle, guardi tutto, osservi tutto. E quando lo spirito ti porta per mano, quando ti prende per mano nel suo regno spirituale ti fa vedere e gustare tutte le sue cose. Tutte le sue cose. E lo Spirito Santo è questo che vuole dire. Vuole dire camminate secondo lo Spirito. Non correte. Non dice di correre. Non dice assolutamente di correre. Ma come si fa a camminare secondo lo Spirito? Come si fa a camminare secondo lo Spirito? Gesù, quando camminava, quando nel Gerusalemme, a Capernaum, quando compiva miracoli, com'è che lui camminava? Anche nel deserto, vedete? Lui nel deserto, quando fu sospinto nel deserto dallo Spirito, lui non corre. Eppure fu tentato. Ci sono delle situazioni in cui noi dobbiamo scappare quando ci troviamo di fronte a delle situazioni che ci prendono e vogliono trascinarci nel peccato. Ma quando siamo nel regno di Dio, noi dobbiamo camminare. Perché nel regno di Dio si cammina. Amen. Amen. E quindi Gesù, sapete, la cosa che mi piace tanto della persona di Gesù è che lui ascoltava la voce del Padre. Egli ascoltava tutte le sue indicazioni. L'unica cosa che lui voleva è fare la volontà del Padre. Lui nel suo cuore, nel cuore di Gesù, c'era solamente la volontà del Padre. Vedete, quando la volontà del Padre è nel cuore di Gesù, Gesù cammina secondo lo Spirito. E quando Gesù ascolta la voce di Dio, cammina secondo lo Spirito. E mi viene in mente anche un ragazzo nella scrittura.
un ragazzo nella scrittura, non so se ve lo ricordate, di nome Samuele. Quanti anni aveva Samuele? Quanti anni aveva? 12 anni se non sbaglio, 12 anni. 12 anni. E ad un certo punto dice la scrittura che a 12 anni era coricato lì, vicino al tempio, nel tempio, era coricato lì. E ad un certo punto, mentre dorme, mentre è lì, non c'è niente, c'è silenzio, non c'è niente che disturba. Ad un certo punto Dio lo chiama, Samuele, Samuele. Cosa fa Samuele? Non riconosce la voce di Dio, era piccolo, non sapeva chi era, si va a confrontare col sacerdote e il sacerdote gli dice: vai a letto, avrai sognato forse. E vedete, Eli non era in un'altra stanza sicuramente, non era proprio attaccata come lo era Samuele. Eli non capisce, non ascolta, Samuele sì. E vedete, a volte credo che è questo quello che dobbiamo fare, stare vicino alla presenza di Dio. Più stiamo vicino alla presenza di Dio, più stiamo vicino alla sua parola, e più noi camminiamo secondo lo Spirito. Perché è Lui che ci guida secondo lo Spirito, non siamo noi a guidare lo Spirito. È Lui che ha il timone, non siamo noi che abbiamo il timone. Noi siamo solamente canali dove possiamo metterci sulla strada. Camminate. Ma noi dobbiamo camminare però. Non dice nemmeno di stare fermi. Non dice nemmeno di stare fermi. Paolo non dice di stare fermi. E la domanda che mi facevo, ma noi stiamo ascoltando? Perché noi, vedete, noi possiamo sentire con le orecchie, ma ad ascoltare si fa col cuore. E a volte, quante volte sentiamo? Noi sentiamo. Sentiamo solamente parole, sentiamo solamente qualcosa che ci vuole stimolare i nostri desideri, vuole stimolare tutto quello che noi abbiamo dentro. Cos'è che c'è nel nostro cuore? Cos'è che c'è realmente nel nostro cuore? Io credo che il problema negli ultimi tempi sia fondamentalmente l'amore. E io credo che fondamentalmente l'amore verrà a mancare, lo dice anche la scrittura, che l'amore si raffredderà, l'iniquità aumenterà. È parola di Dio, non voglio citare tutti i versi perché sennò per questioni di tempo, ma se li volete ve li do. L'amore si raffredderà, è questa la questione più importante, che negli ultimi tempi si stanno avvicinando, lo vediamo. Lo vediamo fuori, usciamo, parliamo con la gente, parliamo con le persone. Ma noi cosa vogliamo fare? Qual è la nostra... Cosa c'è nel nostro cuore quando usciamo fuori? Vedete, noi qua siamo comodi, siamo belli e siamo nella volontà di Dio. Ma noi possiamo uscire fuori e non essere nella volontà di Dio. E la mia domanda che mi facevo è questa, perché qui Paolo parla di desideri. Cosa sta desiderando il nostro cuore? Cosa sta desiderando la nostra vita in questo tempo? Vedete, perché negli ultimi tempi a me la scrittura mi dice una cosa che è in sempre Paolo, nella lettera a Timoteo, nella seconda lettera, al capitolo 3, dice: or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affezioni, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Da costoro allontano. Paolo sta parlando a credenti, sta parlando a Timoteo, un anziano di una comunità. Non sta parlando del mondo, perché spesso noi attribuiamo solamente quello che fanno gli altri, quello che fa il mondo alla scrittura, o quello che dice la scrittura l'attribuiamo a quello che fa il mondo.
noi ci escludiamo sempre. Ci escludiamo sempre. Come se fossimo già avanti, come se fossimo già perfetti. Diciamoci la verità, anche io. A volte pensiamo questo. Ma qui Paolo sta parlando a cristiani. Sta parlando a credenti, sta dicendo, ehi, guardati, che negli ultimi tempi la gente, le persone nella comunità saranno così, diventeranno così. Perché avidi, avidi nelle cose, avidi nelle situazioni, amanti del piacere. Quanto siamo avide noi creature a volte? Siamo avidi. A volte desideriamo talmente tante cose. Ovviamente abbiamo tutti dei bisogni. Io non sto demonizzando i desideri, abbiamo dei bisogni e dobbiamo chiedere a Dio. Dobbiamo chiedere se ci manca qualcosa, dobbiamo chiedere se ci manca del pane, se ci manca un lavoro, dobbiamo chiederlo. Ma voglio raccontarvi questo. Nella mia vita c'è stato quando, circa 10 anni fa, quando mi sono convertito, ho dato la mia vita a Gesù. E dopo circa 1 anno e mezzo, 2 anni, mi sono allontanato da Dio. Volete sapere perché? Per un mio desiderio. Per un mio desiderio. Perché volevo una ragazza, volevo essere figlio, volevo fidanzarmi. E sapete dove mi ha portato quella ragazza? A fare le cose che facevo prima. Mi ha portato indietro. Mi ha portato, io ho ricominciato da capo. Ho ricominciato a fumare. Ho ricominciato anche a trattare male la mia famiglia. Ho trattato male la mia famiglia. E quindi quel desiderio mi ha portato lontano. Ma poi grazie a Dio veramente, mi ha tirato fuori da quella situazione. Mi ha tirato fuori. E dopo lunghi 8 anni, l'anno prossimo mi sposo. Dopo lunghi 8 anni. Sono rimasto single 8 anni. Sono rimasto single 8 anni per scelta. Non volevo nient'altro. Non volevo nient'altro che Cristo. Ho consacrato la mia vita a Dio, ma vedete, io non voglio distogliere il messaggio perché non voglio parlare della mia esperienza. Poco importa, sono sincero, perché quello che importa è quello che la scrittura vuole dirci. E a me viene in mente una storia nella Bibbia, e di questo voglio parlare, del popolo di Israele. Il popolo di Israele quando esce dall'Egitto viene salvato, viene condotto fuori, esodo appunto, significa uscire fuori, uscì fuori da quella schiavitù, uscì fuori da quella condizione, uscì fuori da tutta quella schiavitù che era intorno al popolo di Israele, per condurlo dove? Nella terra promessa. Ma ci va nella terra promessa? Non ci va nella terra promessa. Perché non ci va nella terra promessa? Perché non ci va? È una domanda. Per disubbidienza. Perché non credevo? Cioè, non è che non credeva, perché aveva disubbidito ai comandamenti di Dio. Perché, vedete, Dio fa qualcosa. Conduce Israele nel deserto per un motivo, per uno scopo. Non è a caso. E non conduce solamente il popolo perché aveva disubbidito, non conduce il popolo di Israele nel deserto solo perché aveva disubbidito, ma per far morire di fame l'Egitto che avevano dentro. Perché se noi leggiamo i numeri, leggiamo anche in Esodo 16 dice: i figli di Israele dissero loro, o fossimo pur morti per mano dell'Eterno del paese d'Egitto, quando sedevamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà. Poiché ci avete condotto in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea. Wow. Io quando ho letto questo ho detto wow, che coraggio da parte del popolo di Israele. È stato nemmeno un mese, circa un mese, che erano usciti dalla schiavitù dell'Egitto. E qual era la questione del popolo di Israele? La fame. Avevano fame. E non sapevano come appagare quella loro fame, quella loro voglia, quel loro. E cosa fa Dio? Li conduce nel deserto.
Sapete, noi tutti ci troviamo nel deserto. Il deserto è questo mondo. Il deserto è questo mondo. E io mi ci trovo in questo mondo. Io sono in questo mondo quando leggo la scrittura. Sapete perché? Perché io mi rendo conto che quando Dio è venuto nella mia vita e mi è venuto a salvare, mi ha strappato dal deserto, mi ha strappato dalle tenebre, mi ha condotto nel deserto per far morire il mio io. A volte vengono a galla quei desideri, io non ve lo nascondo. A volte quei desideri vengono fuori. La carne brama a volte, le bramosie della carne, quello che abbiamo dentro, vengono fuori. Quando ci troviamo in determinate situazioni, vengono fuori. Vengono fuori, non possiamo nasconderlo. E a volte facciamo come il popolo di Israele. Non ci basta che ci ha salvato, non ci basta che ci ha condotti, ci ha fatto camminare per il Mar Morto, ci ha fatto camminare su quella strada, ha aperto il mare per noi, ha aperto il mare per noi. E a volte anche io, non sono uno che si nasconde le cose, io sono uno molto semplice. Veramente, lo dico col cuore. A volte sbaglio e a volte anche io mi rendo conto che quello che Gesù ha fatto per me a volte sembra che non mi basta, ma a volte ritorno alla scrittura e mi rendo conto di quello che ho veramente bisogno. Mi rendo conto di quello che avevo, ho veramente bisogno. E Gesù conduce, Dio, scusate, conduce fuori il popolo di Israele. E il popolo di Israele inizia a lamentarsi, inizia ad avere fame, inizia ad avere tutta una serie. E pensate un po', cioè loro avevano iniziato a pensare a quello che mangiavano in Egitto. Cioè, immaginate un po', si erano dimenticati totalmente di tutta la schiavitù. Si erano dimenticati. Di tutto quello che facevano, tutti i lavori forzati che loro facevano e si ricordavano solamente quando mangiavano pane a sazietà, solamente perché avevano fame e la loro questione era la fame. E mi chiedo, qual è la nostra questione? Perché per il popolo di Israele era la fame, per Adamo ed Eva era un frutto, per Giacobbe era la primogenitura. Per Sansone era Dalila, per insomma, Salomone erano le donne. Qual è la nostra questione? Qual è quella questione che ci sta derubando di fare un passo verso Dio, di cercare Lui, anziché desiderare di appagare i nostri desideri? Qual è quella cosa che ci sta derubando? Volete sapere cosa che ci sta derubando? Sono questi. Io non voglio demonizzarli, servono, sono utili, ma ci stanno derubando del tempo. Del tempo. Siamo spessi così, tutti curvi. E a me, io quando vedo questa immagine, mi viene in mente quando Gesù entrò in una sinagoga e c'era lì da 18 anni, se non sbaglio, di una donna inferma che era tutta curva. E noi dobbiamo permettere a Gesù di intervenire nella nostra vita, prendere la nostra vita e raddrizzarla. Non possiamo permetterci di perdere ancora del tempo a soddisfare i nostri desideri. Ma dobbiamo prenderci del tempo per gustare la persona di Gesù. È questo quello che Dio vuole. Negli ultimi tempi noi possiamo desiderare tante cose, a volte possiamo anche ottenere tante cose. Lo sapete? Perché Dio al popolo di Israele cos'è che gli dà? La manna. Gli dà la manna. Provvede per il popolo di Israele. È Dio è un Dio che provvede. Il problema siamo noi. Sapete perché? Ve lo leggo. In Numeri 11, al versetto 4, dice: la marmaglia eterogenea che era tra di loro fu presa da grande bramosia. Alcune traduzioni, come dice, ma
ho visto nell'originale bramosia, e anche i figli di Israele ripresero a piagnucolare e a dire: chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che in Egitto mangiavamo gratuitamente, dei cetrioli, dei meloni, dei porri, delle cipolle e degli agli. Ma ora l'intero essere nostro è inaridito. Davanti ai nostri occhi non c'è nient'altro che questa manna. Questo è dopo. È dopo che ha ricevuto la manna. Vedete, il popolo di Israele non era tanto che voleva da mangiare, volevano che Dio soddisfava quello che loro volevano. Dio voleva dare invece quello che loro necessitavano. E a volte Dio, questo è quello che vuole fare con noi. Vuole toglierci l'Egitto che abbiamo dentro. Vuole portarci nel deserto per far morire l'Egitto, per far morire di fame l'Egitto che abbiamo dentro. E questo serve il deserto. Per far morire di fame le nostre voglie serve il deserto. Servono a volte, scusate, permettete, ma servono situazioni difficili. Serve il deserto. E Dio si è usato del deserto. Si è usato del deserto per vedere quello che c'era nel cuore del popolo di Israele. Voleva capire cosa c'era, anche se lo sapeva. Ma voleva vedere, voleva toccare, per far capire anche loro. Perché loro dovevano capire, dovevano imparare a sviluppare nuovi appetiti. Dovevano imparare a capire che dovevano dipendere da Dio. Loro non dipendevano da Dio, dipendevano dai loro desideri. Perché ormai Gesù era Dio era diventato come Aladino, il genio della lampada. Strofini, esce, esprime il desiderio. Era diventato così. Dio vuole relazione. Dio vuole una relazione con noi. Gesù vuole una relazione con noi. Non vuole soddisfare solamente i nostri desideri. In primis vuole una relazione. E c'è anche un racconto in Giovanni. Vi ricordate la moltiplicazione dei pane e dei pesci? Lo diciamo benissimo. Cosa dice quel bel miracolo? Gesù fa il miracolo dei pani e della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Poi ad un certo punto Gesù cammina sulle acque, va dall'altra parte della riva, e in Giovanni sai questo, eh? Poi ad un certo punto la folla, come vide che Gesù non era più là, iniziarono a cercare Gesù. Cercavano Gesù. E quindi al versetto 26 dice che lo trovarono, no? Dice: avendolo trovato di là dal mare, gli dissero: maestro, quando sei venuto qui? Vedete cosa gli risponde Gesù. Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto i segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Loro volevano il pane da Gesù, ma non Gesù come pane. Vedete la grande differenza che c'è? Gesù vuole che lui prendi il posto che gli spetta. Lui vuole che diventi il centro della nostra vita. E anche l'anziano stamattina lo predicava, eravamo in sintonia con lo Spirito, e l'anziano predicava che noi dobbiamo dipendere totalmente da Dio. È vero, abbiamo bisogno del pane, abbiamo bisogno del cibo, abbiamo bisogno di questo e quant'altro. Ma Gesù? Dov'è Gesù? Dov'è Gesù nella nostra vita? Dio provvede, è vero. Ma chiediamocelo, qual è la nostra questione? Qual è la questione che ci sta fermando? Qual è la questione che non ci sta facendo camminare secondo lo Spirito? Qual è quella questione che ci sta facendo rimanere fermi nel regno di Dio? Cos'è quella questione? Ci sono tante questioni, fratelli. E la questione può essere anche una persona. Vedete, nel mio caso a quel tempo era una persona. Può essere, lo so, anche un lavoro a volte. Anche un lavoro a volte può essere la questione. Può essere tante cose. Può
può essere una relazione, può essere metteteci quello che il vostro cuore vi sta dicendo in questo momento. E sono sicuro che ci sono delle questioni nella nostra vita. Ci sono delle questioni che ancora sono lì. Voglio leggervi un versetto nel Salmo e voglio andare verso la conclusione. Non voglio essere lungo né annoiarvi. Nel Salmo 34 dice, al versetto 8, gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in lui. Davide aveva capito tutto, tutto. Aveva sperimentato tutto della persona di Dio. Aveva compreso tutto della persona di Dio. A volte, vedete, noi ci aspettiamo che Dio scenda con un fulmine, oppure che Dio ci parli non lo so, ci sentiamo una voce, un tuono come, non lo so. A volte ci aspettiamo questo per far sì che, per dire che Dio ci ha parlato, oppure affinché che crediamo in Lui, che crediamo che faccia qualcosa. Guardiamo a Cristo, quello che Lui ha fatto, ma non basta. Io questo quello che a volte mi chiedo, non basta. Quello che Gesù ha fatto, e Gesù, fratelli, è morto per me, è morto per te. Su quel legno, su quella croce, mentre scorreva tutto il sangue sul suo viso, ha guardato a me e a te. E noi a volte guardiamo i nostri desideri. A volte guardiamo solo quello che vogliamo e non quello che Lui è, non quello che Lui ha fatto. Gustate. Gesù prima si gusta e poi si vede. Gesù è così. Invece noi vogliamo prima vedere, poi gustare. Nel regno di Dio non è così. Gustate, camminate secondo lo Spirito. E Gesù farà la differenza nella nostra vita. Amen. Dio ci benedica. Amen. Quanta verità. Quanta verità. Il saper gustare. Il saper accettare. Il saper affilare la nostra vita. Sapete, la parola di Dio è una spada a doppio taglio, o a due bocche, dice anche la scrittura, che una parla da Dio e una parla al nostro spirito, al nostro cuore. Quando la parola di Dio arriva al nostro cuore, possiamo avere soltanto due scelte, o accettarla o avere un muro di gomma interiore. Possiamo fare come quei muri di gomma. E per anni, condivido la testimonianza del fratello Salvo, un po' tutti, anch'io ho fatto così. Abbiamo rifiutato la parola. Sono cresciuto in una famiglia cristiana, quindi quell'effetto gomma, muro di gomma, ha avuto efficacia anche nella mia vita per un certo tempo. Ed è vero, è proprio così, è la verità, che non vogliamo accettare la realtà. Pensiamo che la libertà la possiamo trovare in qualcosa che è il nostro desiderio, quello che è la nostra minima volontà, che noi possiamo accettare in qualcosa finché possiamo stare meglio, possiamo vivere meglio. Non c'è cosa peggiore, perché la verità è quella che ci rende liberi, la verità è quella che bisogna accettare. Abbiamo detto all'inizio che si è collegato bene, che inizialmente la parola produce un dolore. Quando arriva la parola di Dio, inizialmente quasi che è come se fosse un bisturi nella nostra vita, come se taglia, ma un taglio che è un po' doloroso, ma alla fine produce una salvezza, produce una guarigione. Abbiamo bisogno di essere
operati da Dio. Dio è il migliore chirurgo. Dio è il migliore di tutti i primari. E noi riceviamo questa parola. Meditiamo su questa parola. Riflettiamo. Perché il deserto non è un qualcosa di negativo. Le prove non sono un qualcosa di negativo. Le prove servono a noi per conoscerci. Quando noi ci conosciamo, faremo come il grano che alla maturità abbassa la testa e si sottomette per dare il frutto. Amen. Questa è la migliore di tutte le cose, accettare quei momenti. Anche se inizialmente quel tunnel può essere nero, non vediamo la via di uscita. Ma una cosa bisogna che tu sai, o che noi possiamo sapere, che Gesù è sempre con noi. Amen. Gesù è sempre con te. Gesù è sempre con te in quella barca, in quella tribolazione, in quel problema. Gesù è sempre con te. Lui ti ha chiamato e non ti abbandonerà mai, perché lui ha fatto un patto con noi. E lui non verrà mai meno al suo patto. Mai. Anche quando noi non saremo fedeli, lui rimane fedele al patto che ha fatto con te. Amen. Quindi dobbiamo stare soltanto fiduciosi che lui ci sta portando fuori da quel tunnel. E sapete, vedere la luce nel tunnel è una speranza. Ma vivere poi la luce, dopo che siamo usciti da quel tunnel, è la più grande soddisfazione e conquista che tu puoi ricevere nella tua vita. Amen. Perché puoi dire: io ero nel tunnel, io ho vissuto, potevo tirarmi indietro, sì, potevo starmene nella mia situazione di comodità, ma a un certo punto ho scelto di essere scomodo, di entrare in quel tunnel. Sì, è faticoso, è doloroso, lo so, sembra che non c'è speranza. In realtà tu stai entrando, persevera. Ti invito a perseverare, perché quando tu vedrai la luce dirai: grazie Gesù, come tu non mi hai mai abbandonato e oggi sto vedendo una persona nuova. Amen. Alziamoci. Grazie Signore per la tua parola, grazie Signore per la tua pace, grazie per la tua gioia. Desideriamo ancora di più sperimentare del tuo amore, Signore.